Salve a tutti e bentornati nel mio canale. Tra gli argomenti chiaramente sempre più affrontati dall'andrologo, uno di questi è l'eiaculazione precoce. Nel video di oggi voglio sfatare quella che poteva sembrare essere un'opportunità diagnostica. Nel senso, l'eiaculazione precoce sappiamo può avere delle cause locali, un frenulo corto, un glande ipersensibile, magari collegato a un prepuzio in eccesso e un po' ristretto, un po' fimotico. Può essere legata anche a cause essenzialmente psicogene e quindi più di pertinenza del sessuologo clinico, come talvolta può essere legata a delle alterazioni a livello neuro-ormonale. Ad esempio, vi è un neuromodulatore, la serotonina. Sappiamo che se la serotonina a livello cerebrale o dei centri regolatori del riflesso eiaculatorio, che sono anche a livello del midollo spinale, è in difetto, si può avere un anticipo del riflesso eiaculatorio. Spesso si è cercato anche di cercare altre cause ormonali, l'ipertiroidismo, l'ipotestosteronemia, ossia cercare cause ormonali che collegassero in maniera diretta all'eiaculazione precoce. Negli ultimi tempi si stava cercando di attribuire a bassi livelli di testosterone una di queste cause. Sapete che io sono un sostenitore di quanto sia importante un equilibrio dei nostri ormoni e a maggior modo del testosterone nell'uomo per tantissime azioni che ha questo ormone e che abbiamo sviluppato e svilupperemo in successivi video. Quindi ero ben contento di poter anche indicare al paziente il dosaggio del testosterone per giustificare un quadro di eiaculazione precoce e intervenire terapeuticamente con una cura di tipo ormonale mirata chiaramente alla guarigione del paziente, non certo legata ad altri scopi. Purtroppo studi approfonditi su più di 2000 pazienti eseguiti in America, nel Sud America, effettivamente in Canada, nel Nord America e in Messico, nel Sud America, quindi uno studio sinergico tra due grossi centri, non ha confermato questa ipotesi. E si è visto in questo studio quanto l'eiaculazione precoce possa essere chiaramente collegata alla disfunzione erettile. È un quadro abbastanza chiaro, ne parleremo in altri video, spesso questi due problemi sono associati. Per una iperattività del sistema ortosimpatico, per vari motivi, la persona con disfunzione erettile ha un calo dell'autostima, ha un'ansia prestazionale, spesso vi è un tentativo di migliorare l'erezione con chiaramente un aumento della frequenza anche dell'atto stesso sessuale che può portare a un'eccessiva stimolazione e quindi a un'eiaculazione precoce. Però ecco, non è stata collegata a bassi livelli di testosterone, per cui in questo studio conclude in maniera netta che l'eiaculazione precoce può essere chiaramente collegata a quadri di disfunzione erettile e qui sappiamo tutti che anche la disfunzione erettile può essere collegata a bassi livelli di testosterone, però è un altro quadro, non è collegato a questo studio, è un endpoint secondario. Mentre bassi livelli di testosterone non giustificano l'eiaculazione precoce, per cui oggigiorno non possiamo proporre al paziente affetto da tale disagio, sì, i dosaggi a livello ematico per conoscere il suo assetto ormonale, ma non possiamo proporre una terapia a base di testosterone per curare l'eiaculazione precoce. Ecco, scusate, non vi volevo confondere, è un video al negativo, no? Di solito si propongono terapie o molecole che aiutano. In questo caso, invece, era un video che vuole avvisare quanto talvolta notizie e ricche di entusiasmo, che magari anch'io talvolta pubblico a livello di video di scritti, possono poi non essere confermate. In questo caso, quindi, non riteniamo attualmente la cura con testosterone utile nella gestione dell'eiaculazione precoce. Sicuramente, invece, molto utile nel trattamento della disfunzione erettile quando gli esami ormonali documentino un calo di testosterone, disfunzione erettile che invece può associarsi per vari motivi all'eiaculazione precoce. Con questo vi saluto, ci vediamo in un prossimo video e auguro a tutti una buonissima giornata.